io sono Paolo Casagranda, mi occupo di radio, diciamo a 360 gradi, radio digitale, internet streaming e poi anche radio ibrida. Qui abbiamo diverse dimostrazioni, la prima è quella sulla radio digitale, che è anche la tecnologia che è più importante per la radio al momento, visto il possibile lancio altri servizi su altre regioni da parte di Rai e anche da parte di altri operatori che hanno avuto. Quindi noi facciamo vedere alcune radio che ricevono i contenuti che stiamo mandando in onda a livello nazionale e il sistema di back-end che usiamo per la gestione dei contenuti. Come sanno i tecnici del settore, la radio digitale non è solo audio, è anche informazioni testuali, quindi DLS, e slide con l'SLS. Qui possiamo scegliere i contenuti da mettere in onda per ogni singola trasmissione, sia immagini sia testo, e mandarli in onda al tempo corretto. Abbiamo già dei pacchetti di contenuti decisi in precedenza, che vengono aggiornati dai programmi all'occorrenza, e quando il nostro gestore ad esempio riconosce un programma in onda, in questo momento c'è Radio 2 Social Club in onda, e manda in onda le informazioni e le slide attinenti al programma. Questo per fare un discorso tecnico. Poi sappiamo che la radio digitale in Italia sta prendendo piede un pochino lentamente rispetto ad altre nazioni per una serie di problemi, però stanno passi concreti, Rai li sta facendo, ho sentito le ultime dichiarazioni del DG, il lancio dei servizi in Trentino Alto Adige, la previsione di estensione a tutta l'Italia settentrionale di una buona copertura di radio digitale. Quindi con la digitalizzazione del segnale radio è possibile aumentare in modo trasmediale il contenuto? È possibile perché appunto abbiamo non solo l'audio ma anche contenuti tra virgolette multimediali. Quindi integrare testo, filmati con l'emissione radiofonica. Testo e immagini, volendo con il DMB è possibile anche avere filmati in effetti. Rai per ora non sta perseguendo questa strada, però altri come RTL hanno provato ad inserire anche un canale proprio video. Dipende un po' dalle scelte strategiche della rete. Anche il risparmio da parte del broadcaster di energia, perché tra virgolette sono più green i trasmettitori digitali, e c'è bisogno di meno potenza per coprire un'area più grande di territorio. Perché il pacchetto dati che viene trasmesso e non il segnale continuo. Esatto, quindi siamo più in linea con tutti gli altri servizi, da internet alla televisione digitale, c'è una flessibilità molto più ampia. Qualcuno dice il protocollo DAB ha i suoi anni, perché oramai sono passati parecchi anni da quando è stato standardizzato, però il protocollo DAB è un core su cui si inseriscono tanti mattoncini che vengono studiati e realizzati man mano che evolve la tecnologia, come internet. Il protocollo IP oramai ha diverse decine di anni, però non è che sia vecchio per questo, perché sul protocollo IP vengono inseriti questi nuovi mattoncini e il DAB è lo stesso.
questo prototipo è abbastanza semplice. L'utente, l'ascoltatore, è sicuramente interessato al servizio broadcast di radio, però a volte, conoscendo la sua posizione, potrebbe essere possibile fornirgli contenuti più indicati, più interessanti, e quindi migliorare la sua esperienza della radio. Contestualizzarla. Perfetto, contestualizzarla. Qui abbiamo un'app radiofonica, l'utente sta ascoltando Radio 1, vediamo anche una pagina di localizzazione, ma è semplicemente una delle pagine dell'app. Si sta spostando per Torino, ad un certo punto arriva vicino alla casa di Cesare Pavese. La radio si accorge di essere vicino alla casa di Cesare Pavese. Qui, per la dimostrazione, non avendo una macchina, non potendoci spostare per Torino, abbiamo inserito anche un'altra possibilità di riconoscimento di queste località, e inizia a leggere ad esempio un contenuto di archivio che era l'ultima lettera di Cesare Pavese alla donna che chiamava, ecco. Oppure pensiamo ad un commuter che inizia la giornata e va al lavoro. Probabilmente avrà voglia di sentire all'ora specifica in cui sta partendo un clip magari un po' divertente. È una delle possibilità. Quindi inizio, sto andando al lavoro. C'è un clip tratto da 610, che è una delle trasmissioni di Rai, diciamo un po' sopra le righe, con delle gag, e mi fa sentire una gag all'inizio del percorso. Quando ha finito questa clip, ritorna al flusso normale della mia radio broadcast. Ma quindi può seguire in qualche modo le emozioni della persona attraverso una configurazione? Allora, per ora il prototipo segue solo la posizione e l'orario, quindi se io mi trovo ad esempio vicino allo stadio Philadelphia, mi propone una serie di audio clip attinenti a quel posto. Se ne ho già sentito uno, me ne farà sentire un altro, eccetera. E poi c'è anche la possibilità di ricordare gli orari di spostamento dell'ascoltatore e proporgli un clip o un genere di clip che lui preferisce durante quegli orari. Sì. Per me che vado al lavoro, a me piace 610, vorrei sentire qualcosa di divertente per iniziare la mia giornata. E poi continua con la programmazione. È un po' questa l'idea della... Poi posso chiaramente cambiare canale. Qui resto geolocalizzato nel punto dove ho il mio segnalino qui sulla mappa. Quindi è come se con un'auto... Sposto con la macchina e sento man mano una... Questa è un po' l'idea. La radio che si adatta ai tuoi spostamenti. Sì. Queste sono tutte innovazioni tecnologiche del laboratorio RAI di Torino. Sì, certo, in collaborazione. Questo con Radio RAI, che chiaramente fornisce l'archivio di contenuti e poi ha concepito proprio l'idea di questo servizio geolocalizzato con il centro ricerche. E qui Radio RAI, centro ricerche, RaiWay che sta facendo un grande lavoro di miglioramento della rete della radio digitale.